Ragazzi, buongiorno, rientrato dalle vacanze, oggi gioco una partita amichevole di allenamento al Golden Padel di Vicenza. Innanzitutto vediamo quali sono le mie condizioni e tra l'altro oggi sono fortunato perché gioco con uno dei proprietari del centro, così posso anche fargli qualche domanda su quali sono le difficoltà di avere un centro del genere. Ragazzi, interrompo un attimo il video per dirvi che qui il 26 e il 27 agosto stiamo organizzando un evento un po' pazzo, una 24 ore di solo padel continuativo. Io parteciperò, quindi se volete iscrivervi qui sotto in descrizione vi lascio tutti i contatti. Se volete venire al Golden Padel Club qui a Vicenza, io sarò qui tutto il giorno, così magari ci possiamo conoscere e di sicuro se vi iscrivete giocherete, mi auguro, anche contro di me. Vinca il migliore, vi aspetto. Ciao! Allora, qui siamo al Golden Padel, lì giù c'è il proprietario che ci aspetta e adesso lo riempiamo di domande. Antonio, buongiorno di nuovo. Antonio, ciao. Prego, vieni, questo è il nostro centro di padel, Golden Padel. Adesso ti porto dentro a fare una visita. Vamos. Ecco, questo è un centro molto particolare, aggregativo, perché... Partiamo subito dalla zona bar. Sì, cerchiamo di dare un po' di servizi da una zona bar ristorazione, con cibi dietetici per atleti, quindi di un noto marchio del Vicentino. Chi entra in questo club non gioca solo a padel, ma può usufruire di un bar ristorazione molto importante. È complesso organizzare un bar? Cioè, qual è la cosa più complessa che alla fine... La cosa più complessa è capire... contestualizzare le licenze che servono, capire se sei in una zona adatta, se hai bisogno di permessi, di autorizzazione. Per esempio, questo è un progetto che nasce da una riqualificazione di un immobile industriale. Okay. E quindi non è stato necessario neanche cambiare la destinazione d'uso, perché per le società sportive si può fare semplicemente una CILA, quindi un cambio interno, ma senza cambiare la destinazione d'uso. Quindi è stato molto celere per quanto riguarda noi. Il concetto del Golden Bello. È di avere molto spazio e luce. Questa è la sala ristorazione, che adesso purtroppo è spenta la luce, ma come vedete si vede già da subito l'impianto sportivo, che è la cosa più importante. Quindi quando abbiamo ospiti, cene o eventi, si allestisce tutto questo e la gente può vedere già le partite. Poi da qui, o comunque dalla bussola d'ingresso, si entra in una zona con uno store e una segreteria, perché tutti i nostri clienti sono serviti da una reception e possono comprare tutto l'abbigliamento che vogliono, dalle magliette alle borse alle racchette. Abbiamo diverse marche, privilegiamo Adidas perché abbiamo una partnership, però come vedete potete comprare quello che vi serve o anche noleggiare. Quindi il nostro cliente può entrare nel centro anche vestito in abiti civili e noi noleggiamo. Noi lo vestiamo e gioca. Posso chiederti una curiosità? Sì, certo. Qual è la cosa più, tra virgolette, proficua, costo, tempo e rendimento? Cioè, per esempio, il bar piuttosto che il negozio? Ma diciamo che l'aspetto è sempre quello sportivo che è trainante per gli altri. Okay. Cioè, avere un centro tipo questo, che oggi fuori ci sono 34-36 gradi, climatizzato, quindi avere dato un'idea, un concetto di padel che puoi giocare a qualsiasi ora. Tant'è che il nostro sport è caldo o freddo, io gioco dentro. Quindi hai condizioni ottimali, climatiche, non c'è vento, non c'è sole, non hai riflessi sui vetri, anche in inverno giochi con un ambiente climatizzato. In estate, se vuoi giocare all'una o alle 20 o alle 24, giochi sempre con condizioni climatiche eccezionali. Quindi se va questo, poi è trainante lo store, il bar e tutto quello che ne deriva. Ovviamente il servizio principale è far giocare bene a padel. Ok, chiaro. La nostra struttura anche un sistema di sanificazione per racchette e quant'altro, proprio anche durante la pandemia, ma anche oggi vuoi sanificarti le scarpe, che è poi la mia principale attività, visto che le progetto io queste apparecchiature, puoi sanificare gli ambienti, spogliatoio e quant'altro, e tutto l'ambiente climatizzato e sanificato ogni notte. Da quando è che siete partiti? Ecco, quindi l'idea dell'anno scorso, maggio, è una mia idea, dopodiché ho trovato dei compagni di viaggio molto bravi. In 78 giorni, dal 3 ottobre al 18 dicembre, sì, abbiamo realizzato la mia faccia è questa. Quindi 78 giorni, questo era un immobile con pareti divisorie, 6.000 metri quadrati di divisori, sì, 42 bilici, un'area di 4.000 metri quadrati, ma sempre con un concetto di spazio, perché altri circoli qui dentro ci avrebbero fatto stare 9 campi, invece certo. Noi, come vedi, distanziati, spazi, facciamo eventi, feste, adesso la 24 ore, e quindi è un concetto proprio di club dove si può vivere, non deve essere semplicemente un accentramento di gioco. Tutto il centro omologato per eventi internazionali.
normali, siamo gli unici nel nord-est. Le aree di gioco esterno, vetri stratificati, distanze dai campi anche nel senso verticale, ci ha consentito di ottenere dalla FIT l'omologazione per campi per eventi internazionali, che è una cosa fantastica. Posso chiederti quanto vi è costato mettere su tutto questo più o meno? Beh, siamo sopra il milione di euro, quindi un investimento importante, ma con un payback molto rapido, perché comunque se gira tutto bene, adesso a settembre parte l'Academy con i bambini, la prima generazione di padel che vogliamo crescere insieme al comune di Vicenza, e quindi ovviamente clienti sono molto contenti, 700 iscritti in 7 mesi, che è un record, e poi ovviamente con condizioni molto particolari, il servizio comunque è alla base del successo di un club. Chiaro, se i campi vanno bene, la gente si trova bene, dopo vedremo anche gli spogliatoi. Sì, dopo puoi fare qualsiasi tipo di upsell, perché certo, se tutto piace, se piace, vedi, poi puoi fare la palestra, che dopo saliremo sopra, ti faccio vedere, ti puoi allenare guardando i campi. Per il momento è l'unico circolo dove ho visto un campo centrale con tribuna. Sì, ecco, poi l'idea è stata anche dei nostri soci giocatori di organizzare eventi, ne abbiamo già fatti 5 o 6, con 400 posti a sedere. Bello. Quindi un sistema fisso di arena. L'evento che abbiamo fatto il 5 e 6 marzo era tutto pieno anche all'inaugurazione, e speriamo di riempirlo tante volte. Tutti i campi sono predisposti anche per il ghost, quindi faremo gioco notturno con effetti fluorescenti. Ci sono già i faretti, inizieremo da ottobre-novembre. Quindi c'è un sesto campo di là, un po' più riservato per chi vuole iniziare, non vuole farsi vedere più di tanto. Ripeto, il concetto di progettare un impianto di questo genere non sono solo i campi, cioè le normative CONI ti impongono dei certi parametri, mentre oggi nel mondo del padel, un centro così magari ha 2 docce, 2 sedute, ti faccio vedere solo lo spogliatoio donne, come è concepito. Ecco, come vedi, gli spazi anche qui, 48 armadietti, quindi se giocassero 24 persone, altre 24 si possono preparare. Lavandini, uno ogni 6 giocatori per norma, possiamo ospitare 20 per persone diversamente abili. Docce con un concetto proprio bello di igiene. Sì, sembra di essere a casa più che altro. Ecco, e quindi l'aspetto fondamentale sono anche i servizi. La gente deve sentirsi a casa, come hai detto tu, giocare, ma avere anche un luogo dove potersi cambiare e vivere. La cosa più difficile da organizzare in tutto questo? La cosa più difficile è ovviamente, perché c'è un team di persone da aggregare, da mettere a lavorare insieme con turni, orari difficili, sabati e domenica, perché comunque un centro aperto sempre. La difficoltà maggiore è trovare il personale giusto e che poi si adatti alle esigenze di un club che è aperto quasi 360 giorni su 365. Abbiamo il pre-work dalle 6 di mattina, per cui è molto impegnativo dare indicazioni, perché poi noi siamo tutti imprenditori che hanno altre attività e chi lavora qui diventa il nostro biglietto da visita per il cliente, quindi chiaro, deve soddisfare qualsiasi esigenza, istruttori, lezioni, palestra, che adesso ti porto. E invece su nella messa a punto dell'impianto? Ma nella messa a punto dell'impianto, venendo noi dall'impiantistica, dalla cantieristica, è stata forse la parte più facile, infatti in 78 giorni abbiamo realizzato tutto. Ah, ok, chiaro. Vivendo di notte qui, è ovvio che chi per esempio lo vuole fare solo come investimento, noi è un po' un divertimento, anche perché abbiamo iniziato a giocare tutti a padel, quindi tutti i soci, chi già giocava e chi si è approcciato adesso, è più una seconda attività, quindi uno svago, un punto di ritrovo, hai visto la ristorazione, dove trovarsi la sera a vedere le partite, facciamo tante altre cose. Per cui invece chi lo fa come investimento dovrebbe pensare che il padel anche in Spagna, in Sud America da cui ha origine, tutti i centri stanno andando per l'indoor, climatizzati, multiservizi, perché ovviamente la gente cerca sempre più esigente. Sì, poi la monetizzazione può essere fatta durante tutto l'anno, sì, qualsiasi sia il meteo, certo, fuori. Certo, perché generalmente un impianto esterno, anche se con le tensostrutture ormai di ultima generazione, comunque i vetri con l'umidità si appannano, quindi la pallina scivola, rischi di farti male sul manto, questo è testurizzato, quello del World Padel Tour. Adesso questa è una palestra dedicata soprattutto ai nostri iscritti, perché questo è un club. La cosa bella è che per esempio quando è venuto Gutierrez, l'abbiamo intervistato da qui sopra, è detto eccezionale, perché si vedi tutto. Tu ti puoi allenare, un ambiente sempre climatizzato, ma nel frattempo guardi le partite. Veramente molto ben attrezzata, ma soprattutto con attrezzi della Canali che abbiamo ricercato, perché non hanno pesi, quindi hanno una regolazione molto particolare, il peso del corpo crea la trazione sulla macchina. A parte queste che sono elettriche, se vedi questa non ha pesi, anche per fare allenamenti di riabilitazione, perché gli istruttori collaborano col personal trainer, ha una micro
microregolazione, ma il tuo peso genera l'attrito che serve appunto per farti fare lo sforzo. Figo. E quindi per ogni macchina c'è ovviamente la sua particolarità. Ecco, comunque il concetto, come vedi, del circolo è proprio quello di luce, ma tra l'altro che non dà fastidio, per cui giochi benissimo, ma di avere uno scenario unico, perché anche questo soppalco l'abbiamo creato proprio per dare, inizialmente dovevamo farsi il bar che abbiamo fatto di là e quindi è diventato palestra sul suggerimento anche dei nostri clienti. Molto figo. Per la ricerca dell'immobile invece dove fare, ecco, il tutto? La ricerca dell'immobile è stata la cosa un po' più difficile, perché avere degli ambienti così grandi con le altezze di questo tipo, perché il padel ha bisogno di avere indoor, in Spagna siamo già arrivati a 7 metri, noi abbiamo 9,60 m nei punti più alti, è stato difficile, quindi renderà unico questo progetto a Vicenza. Poi capannoni in provincia, da altre parti ce ne sono, ma Vicenza città, perché siamo a 3 km dal centro storico, non penso che qualcuno riuscirà a fare qualcosa di simile, mentre in provincia ovviamente si stanno già costruendo capannoni apposta per il padel. E se posso chiederti, siete in affitto qui o l'avete di proprietà? Abbiamo un diritto di opzione, anche di acquisto, okay, e se vogliamo, però abbiamo un affitto che può durare 18 anni, quindi insomma ne abbiamo di strada da fare. Chiaro. Ma ed è partito tutto insieme o avete costruito prima qualcosa, guarda, poi qualcos'altro? No, allora inizialmente la parte ristorazione, che è quella di Live Store, non doveva esserci, perché doveva essere fatta qua. Nel mentre, quindi senza allungare i tempi, abbiamo visto che lo stesso proprietario aveva quegli immobili a disposizione. Abbiamo detto aggiungiamo il ristorante, store e reception, quindi sempre nel 78 giorni. Quindi l'ingresso giorni, doveva essere fatto altrove? L'ingresso era dall'altra parte, dietro, okay, perché abbiamo di là una palazzina uffici, e invece abbiamo stravolto, ma senza ritardare i lavori. Quindi il 18 dicembre abbiamo avuto l'open day, dopo soli 78 giorni. Complimenti, beh, immagino che venendo da questo tipo di attività sia stata la vostra, sì, diciamo, specialità. Se dovessi partire io da investitore e trovare infatti, poi... Infatti, guarda, intanto bisogna partire sempre in maniera molto umile. Io ho girato 12 circoli prima di intraprendere questa idea, a guardare, a curiosare, per esempio la climatizzazione che non ho mai trovato da nessuna parte, ma trovavo tanto campi molto ristretti, vicini, ambienti poco luminosi, bar con la macchinetta, quindi qui abbiamo voluto invece stravolgere, cioè tutte le cose che vedevo che non mi piacevano da altre parti le abbiamo cercate invece di far bene qui. Farete eventi fit o avete già fatto eventi con la FIT? Allora con la FIT abbiamo le finali regionali a ottobre, quindi siamo stati scelti come club del Veneto, spostandolo da Treviso per la prima volta a Vicenza, e quindi abbiamo le finali regionali. Poi abbiamo World Padel Tour con la tappa della Cupra. Bello. Dove lanceremo appunto anche il Ghost serale, facciamo il torneo Cupra di giorno e il Cupra Ghost nell'arena, che proprio si chiama Cupra Arena, per cui avremo l'evento serale, e quindi ogni mese due facciamo sempre qualche evento a livello anche internazionale. Abbiamo avuto Marta Marrero, Gutierrez, e avremo altri ospiti del World Padel Tour. Se dovessi dare un consiglio a qualcuno che vuole mettere su un club in questo momento? Beh, intanto fare una ricerca se attorno ce ne sono già, perché ci sono delle aree che iniziano ad essere sature, quindi è un business che deve rendere, per cui sì, anche perché poi i costi non sono nulli. Non sono piccoli, e bisogna fare un bel business plan come abbiamo fatto noi, costi, ricavi, utili, possibilmente fare qualcosa di originale, perché comunque certo, sarà sempre più selettivo. Cioè si arriva come in Spagna, dove c'è il campo col gettone che si apre il cancello, si accendono le luci, e sarà un tipo di mercato. E poi la gente che vorrà giocare, ripeto, giocare alle 23 o in inverno solo qui puoi farlo, giocare all'una in estate puoi farlo solo qui, perché chiaro, è sempre a 24 gradi. Qualche dato interessante che una persona non si aspetta in un club di padel? Beh, il numero degli iscritti, che è diventato veramente esponenziale, circa 700 in 7 mesi. Il vostro canale di acquisizione principale, passaparola? Abbiamo usato molto i social, abbiamo fatto delle campagne sui giornali, per radio, però ovviamente un circolo così in una città comunque piccola di 100-120 mila abitanti ha fatto molto scalpore, perché chiaro, è tipico per Milano, per una città molto più grande, per come è costruito, quindi è atipico nella zona. Molti clienti poi col passaparola vengono, però facciamo anche molte iniziative di promozione. Il canale che vi ha reso di più, secondo? Diciamo che già i soci, ognuno di noi ha portato molto da altri clienti, da dove giocava, dal proprio bacino di clienti e conoscenze. Chiaro. Molto figo, molto molto figo, complimenti veramente. Grazie. Se posso chiederti, quanti campi dovete avere occupati
per riuscire a dire questa settimana è andata bene? La media devi avere dalle 26 alle 32 slot, cioè partite al giorno. Ok, e per un circolo di? Di 6 campi, quindi vuol dire che devi avere dalle 5 alle 6 slot occupate al giorno per campo. Ok, grazie mille, veramente. Ti aspettiamo allora, 26 e 27. Ciao. Ciao.